Ben ritrovati a Casa di Segnalibro, la rubrica che si occupa di libri, di cultura e di entrare nelle pagine degli scrittori e delle scrittrici. Questa volta, oltre ad entrare nelle pagine, entreremo in alcune stanze nascoste e segrete, da cui prende il titolo il libro che presenteremo oggi, che è La Stanza Rossa di Giovanna Politi. Benvenuta, Giovanna. Ben trovata Simona, grazie per il tuo invito, grandissimo, perché ti ho conosciuta un anno fa alla Notte Bianca a Potenza, è stata un'empatia immediata, quindi è stata una gioia ricevere nuovamente questo tuo invito. Grazie. Grazie a te per aver accettato. Parliamo di un anno fa, quando si poteva stare a contatto con la gente, tra la gente, e poi la divulgazione, culturale è fondamentale tra la gente. Segnalibro nasce proprio da questa necessità, quella di voler stare vicino alle persone e farle entrare nelle pagine dei libri, nella scrittura, prendersi cura delle parole. Ma infatti ti seguo sempre e ti faccio i miei complimenti per questa bella idea che hai avuto comunque di veicolare la cultura nonostante il periodo imponesse insomma tante riserve, tante difficoltà, hai creato un format bellissimo con cui veicolare appunto i libri, la cultura, cose che ti viene naturale promuovere. Ti ringrazio. Io invece voglio entrare subito in una stanza particolare, che è la stanza che tu hai creato attraverso le pagine del tuo libro. Il tuo nuovo romanzo si chiama La Stanza Rossa e già la copertina è molto particolare, suggestiva, perché è una silhouette di due volti che si incontrano, molto particolare, anche dai colori accesi. E io vorrei proprio comprendere con te. Da dove parte il titolo di questo libro? Che cosa c'è in questa stanza e se è solo di una stanza che parliamo o di cos'altro? In verità non è solo una stanza, la stanza rossa è la stanza finale, ma c'è tutto un percorso, un viaggio all'interno dell'animo umano. Ho scandagliato completamente l'animo umano, l'ho visitato come se fosse un viaggio dentro se stessi. Infatti, il sottotitolo del libro è proprio Un viaggio dentro. E, ho voluto analizzare i diversi momenti della vita umana che poi appartengono alla mia, ma anche in chi leggerà, insomma, si potrà ritrovare. In una di queste stanze, o forse in tutte, o forse in qualcuna, e ho diviso in cinque stanze con l'animo umano, in cinque momenti fondamentali che rappresentano la vita. La stanza rossa, diciamo che è quella finale, è l'esplosione di tante consapevolezze che arrivano poi con la maturità. Però in tutte le altre stanze c'è un pezzetto di ognuno di noi, c'è un pezzetto di me sicuramente. Perché è un romanzo psicologico, un'indagine profonda, che secondo me si può fare giusto proprio alla mia età, 50 anni. Beh, un traguardo importante, ma un traguardo che secondo me, come sono abituata a dire, è sicuramente il punto di partenza per altre cose. Quando si raggiungono dei traguardi non è mai un fine, è sempre un inizio nuovo. Tu hai una grande passione per la scrittura che hai portato avanti da tempo e ti chiedo che differenza c'è tra quello che hai scritto in passato e questo nuovo modo di scrivere, perché tu parli di un'introspezione psicologica, cerchi di entrare nell'animo delle persone, come mai questo cambiamento? Guarda, Simona, l'essere umano, come tu ben sai, è in continua evoluzione, non siamo statici, siamo appunto in continua trasformazione. Io non rinnego nulla, però sinceramente leggendo il mio primo racconto, Chi vola basso non può toccare il cielo, sono cresciuta anni luce, da allora sono cambiata. Ho una nuova visione delle cose, della vita, perché fa parte poi proprio di quel percorso umano che è necessario fare, che guai se non ci fosse, perché vorrebbe dire fermarsi a uno stadio della vita. Quindi penso che le trame della scrittura più o meno mi appartengano sempre, fondamentalmente siano sempre le stesse, però ovviamente la scrittura si è evoluta come mi sono evoluta io e quindi. Mentre prima si raccontavano solo i sentimenti, le emozioni, adesso si ha anche il coraggio di affondare il coltello, di andare più nel profondo e toccare anche gli abissi, del dolore, della tristezza, della malinconia, tutti gli stati d'animo dell'essere, della persona, dell'uomo, insomma, che secondo me
solo con la maturità, con la consapevolezza che regala la maturità, si ha il coraggio di andare ad approfondire. Quando si è giovani, secondo me, si ha l'idea solo di felicità, di gioia, di emozioni, non si vanno a toccare altri ambiti anche perché fanno un po' paura. Più avanti, invece, si riesce. In realtà, tu, quando dici parlo dell'animo umano e parli delle emozioni che attraversano l'animo umano, e la tua scrittura è una scrittura molto particolare, che è una scrittura attenta, è una scrittura delicata che però riesce a entrare a proprio nella parte più intima di noi, perché attraverso le pagine, di quello che tu scrivi, c'è un momento, secondo me, di introspezione e di approfondimento che serve prima a noi stessi e poi serve anche verso l'esterno. È un esercizio che hai fatto prima di arrivare al libro o l'hai fatto attraverso la scrittura? Quindi la scrittura per te è stata cura o lo è diventata, l'hai scoperta dopo aver finito il tuo romanzo? Guarda, Mona, la scrittura ha un forte potere terapeutico, un potere proprio catartico. E diciamo che le cose sono andate di pari passo, cioè io ho sentito il bisogno di fare un'indagine più approfondita dentro me stessa. Scrivendo, è stato per me, sinceramente, come fare una lunga terapia da uno psicologo. Cioè è stato questo, è come se io avessi avuto di fronte un esperto a cui raccontare la mia vita, a cui snocciolare tanti episodi per leggerli anche per dargli anche una chiave di lettura, magari che non è stato proprio come distaccarsi da se stessa, vedersi dall'esterno e quindi poter giudicare meglio gli eventi, poterli ridimensionare, altri poterli enfatizzare con la giusta dose appunto di consapevolezza. Quindi è stato, guarda, di un liberatorio scrivere questo libro. È stato liberante, ecco, proprio come un percorso psicologico può essere quando se ne ha appunto bisogno. E quindi sì, la scrittura salva, la scrittura cura, soprattutto la scrittura autobiografica, ha un potere proprio, infatti molto spesso gli psicologi in terapia consigliano di scrivere un diario, no? Al paziente, proprio perché questo fatto di mettere nero su bianco i propri pensieri aiuta a materializzarli. E quindi sì, io ho avuto questo effetto, bellissimo, devo dire, liberante. Spero che anche chi leggerà le mie pagine possa trovarsi e ritrovarsi. Allora, io che ho avuto la fortuna di leggerlo in anticipo, perché ricordiamo ai nostri telespettatori e telespettatrici che questo romanzo sarà nelle librerie in questi giorni, quindi è In proprio. giugno, il 20 giugno. Esattamente, sarà proprio, è un romanzo appena nato ed è un romanzo appena nato che secondo me crescerà moltissimo, credo proprio attraverso la lettura, perché come dicevi tu, e questo è quello che io mi sono portata a casa leggendo il tuo romanzo, questo romanzo che dici, tu dici si presta a una introspezione, quindi a un'analisi psicologica. Io sono certa che il lettore e la lettrice ti restituirà un'altra chiave di lettura del tuo libro, perché Non vedo l'ora perché poi è quello che io amo, no? Il confronto con i lettori e avere appunto la loro visione, perché magari la mia visione è appunto la mia personale e in te magari potrei trovare una nuova visione con cui però confrontarmi e potrebbero venire fuori delle altre fertili idee, degli altri punti di vista. Che poi è la cosa più bella, no? Dal confronto nascono punti di vista nuovi, visioni differenti e questo ci fa crescere come persone e anche come scrittori, come qualsiasi cosa si faccia, insomma, che sia a poi livello umano. l'attenzione che tu hai è proprio appunto verso determinati temi. Abbiamo più volte citato la parola psicologia. Molto spesso, ancora oggi, molte persone fanno fatica ad avvicinarsi a determinati temi perché li considerano ancora dei tabù. Invece credo che l'esercizio della lettura e della scrittura possa aiutare. Quindi magari questo libro che si presta a diversi contesti potrà essere utilizzato sia come esercizio psicologico per comprendere magari dei vuoti interni e sia per accettare la realtà esattamente com'è, perché alla fine è quello che tu fai, provare ad accettare la realtà e a cadere, rialzarsi, correggere gli errori, ricominciare da capo, e questo lo fai entrando appunto nei meandri della nostra coscienza. Ti Guarda chiedo una Simona, cosa.
vai, vai, scusami. E poi se volevi aggiungere qualcosa a questa mia riflessione, prego, E poi ti dicevo continuiamo. che un personaggio molto più importante di noi, già tantissimi secoli fa, disse: conosci te stesso, perché non si può partire, non si può conoscere gli altri, non si può vivere serenamente, non si può essere felici se non si conosce approfonditamente se stessi. A volte può essere scomodo, può essere anche rischioso, può essere anche doloroso fare certi percorsi a ritroso, però secondo me sono necessari, perché solo approfondendo veramente la nostra intima essenza, solo conoscendola, intercettandola, possiamo poi capire meglio gli altri e porci nei confronti degli altri, soprattutto scevri da ogni giudizio, perché quando comprendiamo le nostre cadute, inevitabilmente siamo costretti a comprendere anche quelle altrui e di umanizzare i personaggi in cui ci imbattiamo quotidianamente. Prima di arrivare ai personaggi, di cui sono molto curiosa, anche se sveleremo poco, perché naturalmente lasceremo a chi ci sta ascoltando da casa di entrare e comprendere i personaggi, c'è una cosa che mi piace tantissimo e parto proprio dal titolo, la metafora della porta, perché la porta si presta ad essere metafora di tante cose, può essere una porta che si ha paura di aprire. Può essere una porta che invece si ha paura di chiudersi alle spalle, quindi mantenersi sempre una via di uscita, e c'è invece una porta che dopo che sei entrato vuoi tenere aperta affinché gli altri possano entrare nel tuo mondo. Allora ti chiedo, e senza svelare naturalmente moltissimo, che ruolo ha rispetto a questa metafora che abbiamo dato della porta, la porta nel tuo romanzo, e quante porte ancora i lettori scopriranno entrando nella prima stanza e poi via via verso le altre? Questa è una domanda bellissima. Come hai ben detto, ci sono tante porte nella vita, tante porte che apriamo, chiudiamo, tante che non abbiamo il coraggio di chiuderci dietro, tante che per mancanza sempre di coraggio lasciamo semiaperte per darci una possibilità che però sappiamo già che non verrà. E la porta è una metafora importante perché separa una stanza dall'altra. Allora, in questa separazione, in questa linea di demarcazione, ci possiamo infilare tutto quello che vogliamo. Dietro una porta può esserci qualcosa che non conosciamo, qualcosa che non conosciamo e che solo aprendo e guardandoci dentro possiamo conoscere, o c'è qualcosa che non vogliamo vedere e quindi lasciamo la porta chiusa, magari a doppia mandata. E quindi questo romanzo il lettore verrà condotto per mano in ogni stanza, si apriranno tutte le porte e ogni volta che queste porte si apriranno lui entrerà in una dimensione che è la mia, ma che diventerà anche la sua personale. Magari io in una stanza ci ho trovato delle cose e lui ce ne troverà delle altre, però fondamentalmente i tratti dell'animo umano penso che siano più o meno comuni, quindi ci riconosceremo facilmente in qualche stanza. Io mi devo complimentare con te anche ho visto il promo del tuo libro, è un breve video che racconta appunto, prova a raccontare in pochissimi secondi, il tuo libro, e lì rappresenti esattamente la consapevolezza di sé verso l'altro, perché all'inizio sembra inquietante la paura di potersi avvicinare e quindi di poter aprire una porta, però nello stesso tempo c'è il desiderio di voler scoprire. Credo che questa sia la vita, quella che tu È sei stata proprio capace di raccontare, sì, quindi è proprio così. Quando si trova poi quel coraggio di spalancarle le porte e di andare oltre, si vive con una nuova dimensione di se stessi, ci si vede sotto una nuova luce e nel momento stesso in cui noi acquisiamo questa consapevolezza, anche gli altri ci percepiscono in una maniera nuova. Io di questo me ne sono accorta. Forse perché il nostro atteggiamento di mostrarci per quello che siamo realmente, senza indossare quotidianamente delle maschere e fingere di essere quello che non siamo, ci predispone con una certa benevolenza agli altri. E quindi gli altri sono disposti ad accettarci con i nostri limiti, con le nostre difficoltà, con le nostre cadute, anche perché è facile riconoscere nell'altro le nostre stesse debolezze. Ed è proprio lì che si empatizza poi con l'altro, no? Lì dove si scorgono i medesimi tratti umani, insomma, che caratterizzano il percorso su questa terra.
Hai perfettamente ragione. Prima parlavamo di protagonisti. Tu sei, e di questo io ne sono molto felice, ho avuto il piacere di conoscerti, quindi lo so bene, sei una donna dalla parte delle donne e una scrittrice dalla parte delle donne. Lo hai dimostrato in tante occasioni e questo oggi ancora di più rispetto al passato è importante, sia per avvicinare alla lettura e per comprendere che si può essere imprenditrici di se stesse anche attraverso la scrittura, e questo è Assolutamente fondamentale. sì. E in più perché tu hai scelto di mettere all'interno del tuo romanzo anche delle protagoniste. Senza svelare moltissimo, vogliamo solo incuriosire su quelle che sono le due protagoniste principali del tuo romanzo? Sì, Laura e Agatha sono le protagoniste del mio romanzo e sono queste due donne di età differenti che però ad un certo punto della loro vita si incontrano casualmente in un viaggio, che è un viaggio in treno, ma che poi è il viaggio, la metafora del viaggio della vita, e empatizzano subito, sentono subito un qualcosa l'una verso l'altra, a tal punto da aprirsi totalmente, perché a volte Simona accade così. Magari non ci confidiamo con gli amici di sempre, però con una persona appena conosciuta scatta un'empatia così forte da poter raccontare cose che non abbiamo svelato mai a nessuno. E da questo rapporto particolare, diciamo così, per non svelare troppo, nasce poi tutta una serie di situazioni che solo alla fine si comprenderanno appieno, anche perché si inquadrerà il personaggio di Agatha e si collocherà in una certa maniera. Ecco perché le due facce che si incontrano, come si vede anche nel trailer, c'è questa signora anziana con questa donna che continuamente si interfacciano mentre aprono le porte, mentre varcano le stanze, e lì nasce appunto questo incontro che poi svelerà tutto quanto solo alla fine. Beh, sì, noi non aggiungiamo altro, manteniamo questo dolce segreto, che è un segreto che ci avvicinerà al libro, al quale io faccio davvero un grande augurio per un Grazie. viaggio bellissimo, e lo faccio prima di tutto al libro e poi a te, perché tu sei all'interno del tuo romanzo, perché sei riuscita con grande capacità e intelligenza ad accompagnare per mano le protagoniste del libro. Di questo veramente poi lo scopriranno tutti i lettori. Allora, io adesso ti chiedo una cosa. Noi rubiamo le parole degli scrittori e delle scrittrici. Questa trasmissione ha scelto di fare proprie le parole che gli altri ci donano. E quindi chiedo a te, per avvicinarmi alla fine di questa piacevolissima chiacchierata, qual è la parola che tu vuoi donare a Segnalibro? Guarda, Simona, la parola che contraddistingue questo mio romanzo, che poi quella che ho messo anche alla fine del libro, è quella che ho fatto stampare anche sulle magliette che accompagnano questo viaggio, insomma, è: ma tu sei felice? Questa domanda. Quindi la parola che regalo oggi a Segnalibro è hashtag felicità. Perché questo? Perché secondo me ognuno di noi dovrebbe chiedersi continuamente nella vita, ogni giorno: ma io sono felice? Ponendosi questa domanda, non è una domanda banale, perché la felicità potrebbe sembrare un'idea banale, ma non lo è uno stato d'animo profondo che si acquisisce col tempo e con tanto sacrificio anche, perché si impara la felicità, a gestirla soprattutto. Ma facendosi questa domanda si diventa davvero consapevoli della propria vita, perché se ci rispondiamo no, non sono pienamente felice, allora dobbiamo muoverci per modificare i percorsi che non ci rendono più felici. Se invece ci rendiamo conto consapevolmente di essere nel posto giusto al momento giusto, vuol dire che abbiamo trovato il nostro pezzo di felicità. Di questo ne sono convinta, ne sono consapevole, a tal punto che credo che la felicità risieda tra le pagine dei libri, perché alla fine della lettura di qualsiasi libro si esce più ricchi, più consapevoli e quindi sicuramente più felici. Io con queste parole che tu hai regalato a noi, e spero di averti fatto compagnia verso il viaggio del tuo il nuovo libro, ti saluto. Saluto i telespettatori e le telespettatrici, vi do appuntamento a una prossima puntata di Segnalibro e vi ringrazio sempre per l'attenzione. Arrivederci. Grazie.